nostro ospite e onorati di averlo con noi in Work in Progress. Al telefono c'è Roberto Cassaldo. Roberto, ben ritrovato. Eccoci, ben ritrovati. Ciao ciao, direi a questo punto dopo la canzone. Esatto, dopo la canzone è meglio dire ciao ciao. L'hai seguito un po' il festival? Assolutamente sì, come ogni anno è una tradizione, anche se devo dirti la verità non sono molto amante di tutto lo spettacolo che c'è dietro, perché mi piacerebbe portare più attenzione alla parte canora, che secondo me è la parte più divertente, più bella. Esatto, però è diventato un po' uno spettacolo a 360 gradi, si invitano anche persone che non c'entrano nulla con la musica, però è la musica la vera parte importante del festival. Questo rientriamo sul discorso del tempo, probabilmente esatto. Il tempo potrebbe essere utilizzato dal mio punto di vista in maniera più produttiva. Dobbiamo parlare con, secondo me, il direttore artistico, esatto, con Amadeus, magari glielo chiederemo un giorno, tutto questo. Roberto, prima sono arrivati un po' di messaggi, te ne leggo giusto qualcuno perché non vogliamo rubarti del tempo, visto che il tempo è prezioso, stiamo parlando di tempo oggi e allora va bene così. Ti chiedono consigli per come realizzare in poco tempo dei propri obiettivi, non so se sia fattibile o meno. Perché sì. Allora, in realtà tutto nasce da una buona capacità di goal setting. Se ci pensi, noi ogni volta che falliamo, la maggior parte delle volte che falliamo è perché ci siamo posti un obiettivo che non è tutto solamente sotto il nostro controllo. Ti faccio un esempio: se io mi ponessi come obiettivo di prendere 30 un esame all'università, okay. Questo avrebbe un altissimo livello di fallimento. Perché? Perché sono soggetto alla valutazione di un docente che non è sotto il mio controllo. Studiare invece 100 pagine al giorno, quindi cambiando la struttura dell'obiettivo, è molto più facile che poi a valle avremo un risultato di successo. Quindi questa come prima componente. La seconda è quella di riuscire a dare una stima del tempo necessario per fare le cose. Noi diamo per scontato che per fare delle cose ci vuole un tempo. Se questo tempo è su un'azione la prima volta che la facciamo, in realtà c'è un trucchetto, dovremmo moltiplicare per 3 la stima del tempo che abbiamo fatto, così a valle avremo sicuramente un successo. Bello, ottimo consiglio. E ti chiedono anche che soddisfazione è rientrare tra i primi 20 in una classifica mondiale, così come tra i primi 30 per quanto riguarda altro tipo di classifica. È cambiata la tua vita? Allora, no, la mia vita non è cambiata, ma sicuramente la soddisfazione è grandissima. Pensa che all'interno di quell'elenco di guru ci sono i miei maestri. Io quando ho iniziato a studiare queste discipline nel 1998, ero ancora all'università, leggevo i libri di Brian Tracy, Tim Ferriss, e oggi mi sono trovato in classifica con loro, quindi grande soddisfazione. Una grandissima soddisfazione che noi siamo contenti di raccontare ai microfoni di One Station Radio. Com'è il tuo rapporto con la musica? È un rapporto molto divertente e interessante, ti dico la verità, ammetto la mia colpa, sono un amante di tutte le canzoni dei cartoni animati anni 80, quindi la mia componente musicale è un po' sui generis, ma mi piace molto la musica jazz e un po' di musica contemporanea. Bello, quindi se ti chiedessi per esempio un tuo personalissimo parere su Achille Lauro, il primo che mi viene... Non mi piace molto, sicuramente... No, meglio non esprimersi lì. Certo, sicuramente un bravo artista, però non rispecchia. Ha fatto un bravo marketing. Non rispecchia marketing. Il tuo genere. No, assolutamente no. Sei un coach, quanti ragazzi, quante ragazze si affidano a te? Allora, considera che in questi anni avrò avuto oltre 2000 coach. Io sono stato uno dei primi in Italia a fare questa attività. Nel 2008 sono volato negli Stati Uniti e sono diventato un executive coach e ho la scuola di coaching qui a Napoli. Con grande orgoglio abbiamo mantenuto la sede principale a Napoli e ogni anno vengono circa un centinaio di persone a formarsi per diventare coach professionisti. Bene, ottimo. Complimenti, in bocca al lupo, di vero cuore e soprattutto mi fa molto piacere che un giovane possa dare consigli a tanti altri giovani, visto che nei nostri studi abbiamo anche 3 ragazze che appartengono al liceo classico Da Vinci di Poggiomarino, sono rappresentanti dell'ultimo anno, giusto? Vuoi fare il quinto? E quindi sono rappresentanti dell'ultimo anno e anche loro hanno bisogno di consigli e soprattutto poi hanno bisogno di essere indirizzati per gestire meglio il proprio tempo in futuro, Roberto. Assolutamente, pensa che anche un aspetto importante è la parte di career coaching. Oggi le ragazze si troveranno a fare una scelta per il loro futuro
su probabilmente una mansione lavorativa che oggi probabilmente ancora non è stata inventata. Per cui diventa molto importante riuscire a fare quel lavoro di goal setting di cui parlavamo prima, per focalizzare l'attenzione su qualcosa che può essere utile anche con un cambiamento radicale del mercato del lavoro. Bello. Roberto, in bocca al lupo per tutto, grazie per aver accettato il nostro invito e ultimissima domanda prima di liberarti, sei appassionato anche di calcio, di sport in generale? Certamente, sì. Certamente. Qual è la squadra del cuore? Ah, bravo. Vedi, perché se non avessi detto Forza Napoli ma un altro tipo di squadra, niente, chiudevamo così al volo e non ti salutavo neanche. A parte le battute, grazie di cuore, domani c'è Napoli-Barcellona, come andrà a finire secondo te? Penso che Napoli quest'anno abbia una grossa possibilità di fare bene in campionato se lascia la coppa. E quindi lasciamo la coppa come ha fatto il Milan a dicembre, ha lasciato tutte le coppe per concentrarsi meglio sul campionato. Roberto Castaldo è un nome, una garanzia, complimenti di vero cuore per tutto quello che di bello fai, complimenti per i consigli che ci hai dato in questa mezz'oretta di chiacchierata fatta insieme e speriamo di ribeccarci quanto prima, magari ospite in presenza nei nostri studi. Molto volentieri, grazie a voi e buon lavoro, buon pomeriggio. Grazie a te Roberto, ce ne andiamo in musica con il nostro disco One Fresh targato Diplo e Miguel, Don't Forget My Love.